Come vi ho già detto in altre occasioni, quando io vi faccio vedere degli spezzoni tratti da altri canali YouTube, mi iscrivo sempre al canale e clicco sulla campanella. E in questi giorni mi è arrivata la notifica di un video secondo me molto interessante, pubblicato da Primo Canale. In questo video viene intervistato Paolo Arrigoni, che è un ingegnere ed è presidente di GSE, gestore dei servizi energetici. È stato anche senatore e sindaco. Sentite cosa dice in merito alle fonti rinnovabili e alle auto elettriche, verso le quali l'Europa si spinge sempre di più. I dati dicono che al 2021, ultimo dato disponibile, siamo sui totale dei consumi finali di energia al 19% di prodotti da fonti rinnovabili. E l'obiettivo al 2030 oggi vigente è al 30%, quindi c'è ancora molto da fare, però sottolineo come la Commissione europea vuole innalzare i target attraverso il piano Fit for 55 e vuole innalzare questo 30% al 42,5%. Sono target sfidanti, francamente, se non si abbandona un po' l'ideologismo di Bruxelles, se non si mette in campo del sano pragmatismo, della gradualità, il contemperare il perseguimento della sostenibilità ambientale con quella economica e sociale, dubito che si possano raggiungere questi obiettivi. Ripeto, è sacrosanto decarbonizzare, tutelare il pianeta, però bisogna farlo con sano pragmatismo e soprattutto rispettando il principio della neutralità tecnologica, sostenendo tutte le tecnologie che contribuiscono alla decarbonizzazione. Io per esempio ritengo assolutamente sbagliato che sulla mobilità si debbano mettere al bando le autocombustioni termiche in favore della sola mobilità elettrica. Rischiamo di avere in Italia un effetto Cuba. È sbagliato la proposta che sta portando avanti ancora la Commissione europea, per esempio, di bandire dal 2029 le caldaie a gas che sono utilizzate per il riscaldamento domestico. Noi in Italia abbiamo 19 milioni di caldaie che riscaldano le case di tutti gli italiani. Pensate che oltre il 50% ha oltre 18 anni di vita. Bandire l'immissione in commercio di nuove caldaie a gas significa avere l'effetto Cuba anche su questa tecnologia, e quindi si otterrebbe l'effetto contrario che rispetto al perseguire la decarbonizzazione. Portare la mobilità, il trasporto a un elettrico, come si spinge, diciamo, a fare, porterebbe poi comunque a dei costi, perché tutto questo comporta dei costi anche dell'inquinamento per produrre centrali e altro. Sì, diciamo che la mobilità elettrica, che va bene, deve essere sostenuta, ma non può essere l'unica. Ha con sé delle criticità. Innanzitutto, oggi un'auto elettrica costa molto e deve essere incentivata, e c'è il rischio, come effettivamente c'è stato negli ultimi anni, che lo Stato abbia messo dei soldi per incentivare questo acquisto, ma a favore di gente che disponeva di soldi, magari non per sostituire una vecchia auto, ma per aggiungere a quella preesistente un'auto elettrica. Dopodiché bisogna sviluppare la rete di ricarica. Oggi abbiamo in Italia poco più di 40.000 punti di ricarica, effettivamente sono un pochino, c'è un problema di tempi di ricarica del mezzo. E poi la cosa che è profondamente sbagliata, ma questo è il mio punto di vista, che si continua a parlare in Europa e comunque in generale di auto elettrica come di auto ad emissioni zero, perché si misura semplicemente le emissioni inquinanti o clima alteranti al tubo di scarico. Invece bisognerebbe introdurre a livello europeo il criterio della valutazione del ciclo di vita del prodotto, cioè il principio del life cycle assessment, cioè bisogna valutare l'impronta carbonica di un'auto nel momento in cui viene prodotta a quando viene, diciamo, smaltita, dalla culla alla tomba, tenendo conto che oggi un'auto elettrica deve essere caricata con l'energia elettrica, e nel mix energetico oggi solo un terzo di quello che è prodotto viene fatto con impianti a fonti rinnovabili, due terzi sono ancora fossili, e quindi questa è una ragione in più perché questo criterio del ciclo di vita deve essere quanto prima applicato. Dopodiché
un varco si sta aprendo in Europa. Sapete che la Germania ha insistito per avere e riconoscere le auto a combustione alimentate con e-fuel. Il governo italiano sta spingendo perché dal 2035 possano essere considerate anche le auto che funzionano con biocarburanti, in eccellenza il biometano, che è il top dell'economia circolare. Quindi il governo italiano fa bene ad insistere, ha trovato già dei consensi da parte di altri paesi, e poi francamente speriamo che il prossimo anno con il nuovo Europarlamento possa cambiare il vento, possa a Bruxelles esserci più pragmatismo e meno ideologia. Avete capito? Molto interessante ciò che dice. Lui cita due volte l'effetto Cuba. Mimar, ce lo spieghi? Ma certo! L'effetto Cuba è il consolidamento di due strati di mercato. Uno estremamente vischioso e a basso valore, ed un altro fluido e ricco. Ah, perché non è chiaro? Quando si rischia l'effetto Cuba, si fa riferimento al fatto che in questo paese dell'America Centrale circolano auto vecchissime per il semplice motivo che la gente non si può permettere di acquistare quelle più moderne. Ed è questo il problema: se l'auto elettrica è così costosa, chi potrà comprarla poi? Seconda cosa, il presidente Arrigoni ci ricorda che l'auto elettrica va ricaricata e quell'energia con la quale si ricarica attualmente è prodotta per un terzo solo, cioè una parte su tre, da impianti a fonti rinnovabili, mentre gli altri due terzi con le energie fossili. E sapete cosa vuol dire? Bruciando petrolio, gas naturale, carbone, sabbie bituminose e scisti bituminosi. Però poi quando usi la macchina inquini meno. Ah, ok. Ultima cosa, Paolo Arrigoni ci dice che bisognerebbe fare come in Germania, e cioè spingere sui carburanti e-fluel, che sono quelle benzine con le stesse caratteristiche di quelle tradizionali, ma la differenza è che questi carburanti vengono prodotti in modo sostenibile, ovvero tramite elettricità o con energia rinnovabile. Mimar, ma quante cose sai? Shh, che sto leggendo! E questo è quanto! Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.